Vai. Allora, da astrologo, il pianeta del denaro è Plutone, come quello della merce è Mercurio. Plutone significa gli inferi, perché gli inferi cosa sono? Il disfacimento dei mondi e dei corpi si deposita e scende sempre più in basso e così si materializza. Plutone era l'oscuro, però era anche i tesori della terra, è un'alchimia. Allora, Plutone è il potere occulto, è anche il potere occulto, perché Plutone aveva nel simbolo un casco che lo rendeva invisibile, è non luce, Hades, non luce. Ok, allora, se noi prendiamo proprio le origini della civiltà come ci arrivano noi, fin dai tempi più antichi l'uomo si lamentava perché diceva che prima stavano meglio. Certo. Ora, questo, io ho molto approfondito nella mia vita questo tema dell'età dell'oro, del prima che erano migliori. Prima l'uomo veniva dall'origine e tornava alle origini. Quindi il mondo dei morti non c'era, perché passava circolare immediatamente. Invece più le cose si accumulano, cioè si stratificano nella memoria con questioni che non vanno da nessuna parte, allora si crea il mondo dei morti, che è un transito che ristagna, che ristagna, come per esempio nei nostri ministeri ci sono tutte quelle scartoffie, tutte quelle, quei faldoni che si accumulano per anni, anni, anni e non vanno che da nessuna parte. Che rappresentato molto bene nel film Orfeo Negro, non so se tu lo sì, ricordi, dove lui va all'inferno, in realtà sì, l'inferno sì, è un mistero. Sì, sì. Però Plutone, c'è una dea, Pluto, che invece è la ricchezza, per esempio opulente. Posso passare davanti? E qui abbiamo il discorso inferi oppure la ricchezza della terra. Qui a secondo delle varie matrici antropologiche qui abbiamo varie interpretazioni. Però questo dilagare del potere occulto che vediamo adesso è molto plutonico, è proprio Plutone al potere. E quindi noi dovremmo reimmaginare la ricchezza della terra, anche perché il denaro si mette al posto del valore. Noi per conoscere il valore di una cosa dobbiamo avere la conoscenza, dobbiamo avere l'esperienza e dobbiamo avere il confronto. Tutte cose che col denaro non ce n'è di bisogno, perché il denaro ti dice questo costa tot, arrivederci. Apparentemente semplifica, in realtà è in linea con la società dell'ignoranza. Esattamente. Perché più va avanti questo meccanismo, più l'uomo diventa fondamentalmente ignorante, non c'è bisogno che sa nulla. Paga ed è fatto. Veniamo alla prostituzione. Sempre in questa antichissima civiltà c'era equilibrio fra cosmo e caos, tant'è che ci sono le divinità del caos che successivamente spariscono, ma ancora nelle monarchie il re aveva il suo buffone, il re rappresentava la legge e il buffone era il caos. Quando caos e cosmo sono in equilibrio abbiamo la bellezza, quando uno dei due prevale sull'altro abbiamo il disordine. Questo è molto molto importante, perché la prostituta era la donna del caos ed è quella che quando appunto il caos non è più compreso, ecco il degrado della donna, la prostituzione eccetera eccetera, e la prima perdita, una perdita sia di valore che di energia, tutte belle cose che noi se invece più recuperiamo i valori e più diventiamo immuni dal denaro. C'è fuori discussione. Bene, è una logica stringente, dire. No, hai perfettamente ragione. Ed è una allora logica dico velocemente, stringente. Il 5 di giugno, proprio per recuperare la ricchezza della terra, io farò una cosa sulla geografia sacra, perché noi penalizziamo la terra con l'inferno. Cioè l'inferno è proprio una bestemmia contro Dio, perché non si capisce perché un Dio onnipotente ci condanna ad affrontare tutte queste cose che ci rendono peggiori. Allora, il tema è: ricordati che cammini sopra 5 miliardi di anni, e parlerò della geografia sacra. Questo bellissimo. Ha spazio interiore, via Coronelli 46. Aspetta, chi beve il vino alzi la mano, se no il signore ha portato dell'Apfel, che è
nettare di mela. Io lo mischio, faccio un po' un po'. 46, resto, spazio interiore. Lei, dottore, vuole il vino poi, o vuole il succo di frutta? Poi il 13 ha un io locale il vino, che sta via Regina Margherita, faccio il pasto yoga, che è sempre però in questa cosa. Questo è uno. Bianco e il 6 a lettere bianco non le piace. Via Coronelli. Ah, quello rosso Vincenzo non è più dopo. No, mi dia bianca, ma no, apriamo, ma non si preoccupa. Una bottiglia con le tue. No, non si preoccupa, abbiamo un po' di questo. Speriamo un po' di bianco. Io posso fare... 46? Posso fare una piccola... Spazio interiore. Piccolissimo. Bene. Quando ho i problemi economici, a un certo punto... cerchiamo di risolverli con l'astrologia, vuol dire abbiamo due toccati un po'. No, l'astrologia. Lei sta facendo una disamina. No, è il simbolico. Sì, è simbolico. Di una logica che vale tanto tutte le altre. Ma lascia il tempo che trova. Allora, l'astrologia è più antica della l'esempio, gli esempi che ha fatto lui nell'esposizione sono esempi, sono un principio economico che tutti gli economisti conoscono, però nessun libro di economia è stato mai scritto. Lo sviluppo nasce da un 30-40% di illegalità. Qualsiasi situazione di crescita è nata dal riciclaggio. No, noi dovremmo avere uno sviluppo del 1000%. Esatto. Visto la legalità che c'è questo, questo è il discorso. Adesso il fatto che nel PIL stiano inserendo. Io preparerei la miscela per la signora. È una piccola accettazione di questo. Tu facevi gli esempi del periodo imperiale, c'è un esempio ancora più grosso. Negli anni 30 in Portogallo il responsabile dei rapporti, a un certo punto dice, questo punto che faccio un doppione di tutte quante le monete e me le stampo io, si crea una banca che avviene. Quello che cosa fece? La famiglia Bede ha fatto questo. La salute, ha fatto questo. La salute oggi in Portogallo, tutte le aziende in Portogallo sono quelle che sono nate dai finanziamenti fatti con il doppione delle monete da parte di questo famoso Luiz. Quella che è? Semplicemente perché stampava le amlire per conto di americani. E quali sono le organizzazioni che oggi vanno siccome le amlire erano completamente false, tu se ne messi in tasca una quantità enorme perché non c'era falso per falso. Oggi un po' pure. Posso fare una citazione per il denaro che io ho fatto al telefono a questo signore? Un certo signor Tacito, pare che scrivesse bene all'epoca, nel suo libro sui Germani, dopo aver descritto la maniera come vivevano, come mangiavano, comunque facevano, dice, non si sa se per caso o per un regalo degli dèi non conoscono il denaro. Lo vediamo, perché le grandi organizzazioni, esatto, la Ciro, sono stati sequestrati 27 ristoranti di Ciro Pizza. Però i ristoranti di Ciro Pizza erano una realtà economica a Roma. In medicina cinese, legno e metallo è proprio il maschile, perché è fuoco, legno e metallo, terra, aria, acqua e femminile. Allora, il legno spunta sempre della giovinezza, però il metallo è il maschile. Questa è una questione proprio... Che mi ricorda molto la morte cinese. Secondo me è una brutta bestia. Infatti nelle considerazioni che fanno tutti quanti gli studiosi, tutti consigliano l'economia e la cultura, le due variabili che a un certo punto condizionano tutto. Bene, se si riesce a inquadrare l'economia e inserire la cultura in un discorso, allora tutto quello, tutte quante le altre situazioni sono una conseguenza quasi. Stavo dicendo, il discorso dell'illegalità, di tutto ciò che è illegale, non controllato, che è una cosa quasi naturale, quasi normale, poiché non essendo sottoposto a vincoli può agire. Facciamo un esempio, qui a Roma c'erano 27 pizzerie da Ciro,
Ciro Pizza, sono state sequestrate tutte quante. Vi posso dire che da Ciro Pizza, a parte il fatto che ci lavorava un sacco di gente, la pizza era buonissima e costava un terzo di quello che costava le altre parti. Ma perché? Perché quelli lì non avevano, erano partiti dall'idea di aprire tutte queste pizzerie. Dovevano riciclare i fondi. Non è che hanno fatto un calcolo di investimento e tutto. Esatto. Quindi il concetto è questo. In sede di economia normale, questo principio come lo si può mantenere? Lo si riesce trovando una soluzione anche nel tempo di azzeramento del precedente debito pubblico. E ogni nuovo debito deve essere collegato ad una iniziativa, non per pagare gli spetti e pagare gli interessi. Non è il discorso, secondo me. Chi vuole del vino rosso? Io sì, guarda. Io non dico mai di no al vino rosso. Non posso passare. Deve ringraziare il signore che queste sono le bottiglie che ha portato l'altra volta ancora. Ah, benissimo. Bene, allora ce l'ha portato il professore. L'ha portato il professore. Professore, allora ce le vediamo subito. Che uno coso, che uno... Rosso dopo sono quelle quello che sa quelle fare e contare il vino, quindi il vino è buono. Sa di poco. Che volete qualcosa da mangiare? Siamo registrati. Spengo. Spengo? Ah, spegni. Se qualcuno poi io avrei da leggere quella cosa che è interessante. Allora, bisogna prendere l'altra scheda. Sottolineare la... No, devo dare a prendere il libro.